Questo programma è offerto da De Carlo, maestri oleari dal 1600, Masseria Coppi, gusta d'Italia, Acquerello il riso. Pasquale, quando oggi mi hai detto al telefono che mi avresti preparato un primo in 10 minuti, non potevo crederci, ma effettivamente qui vedo soltanto 3 o 4 ingredienti, di cui una molto cipolla. Molto particolari, però. E sì, della pasta bellissima, e volevo sapere qualcosa in più, ecco. Oggi faremo in questa puntata due ricette velocissime, queste due in 10 minuti. Queste sono le ruote cosiddette pazze, sono le ruote impastate con delle verdure degli amici della nostra masseria, della masseria Coppi, quindi io direi di iniziare a calarle perché è il tempo, giusto il tempo di cottura della pasta. Noi prepareremo questa salsa di accompagnamento molto molto veloce, quindi li mettiamo qui. Per le donne che un po'. Corriamo, siamo sempre in ritardo e non sappiamo sì, mai cosa preparare. Però è anche molto profumato, cioè ci sono, vedi, c'è il timo. Ah, non ti ho detto il piatto, ruote pazze con i carciofi De Carlo, questi sono quelli non arrostiti, quindi sono un pochettino più delicati, chiaramente non hanno quel sentore di bruciato, del timo e sempre dell'azienda De Carlo, questa crema di olive agli agrumi, all'arancia di cui ti avevo parlato, che darà un po' di colore in più e poi questo sentore di agrumato. Allora, partiamo col tritare la cipolla, sempre quindi a lamelle. Guarda, ne metto poca perché comunque è un'acidità molto molto spinta che nella dolcezza della ricotta si sente, no? Quindi lo mettiamo giusto un po'. Perfetto. Aggiungiamo dell'olio. Facciamo, lasciamo un po'. Mi sposto, magari sì. Controllo la tua pasta. Posso chiederti quel mestolino? Grazie. Certo. Aggiungiamo poca acqua di cottura, come faccio sempre con la cipolla, in modo tale che iniziamo così la cottura. E tagliamo i carciofi a, così, a listarelle, nel senso della lunghezza. La cosa straordinaria dei carciofi, vedi come sono duri, vedi? De Carlo, che sono davvero delle verdure croccanti come quelle fatte in casa dalle nostre mamme. Esattamente. Devo dire. Questo è merito del. Quando si usano le cose buone, no? Le materie prime buone, non ci si può sbagliare. I carciofi sono buoni, sono quasi tutti provenienti dal territorio in Puglia. Posso? Certo, come no? E poi l'olio, che è fondamentale. Chiaramente un carciofo buono conservato in un olio che non lo è o che ha dei sapori non così meravigliosi va da sé che non potrà mai essere. Questa è la cipolla che è ricca d'acqua. Ci aggiungiamo i carciofi, così li tostiamo. Preparo il timo e niente, praticamente io devo solo tostare, aggiungiamo un po' di acqua per far ammorbidire un po' la cipolla e nel frattempo la pasta va avanti e poi siamo praticamente pronti. La ricotta va cotta, va messa nella pentola? Va messa nel momento in cui mettiamo la pasta, mettiamo prima la ricotta, poi ci aggiungiamo un po' di crema di olive insieme. Mantechiamo? Sì, aggiungiamo un po' di acqua di cottura per far amalgamare meglio il tutto e siamo pronti. Fantastico. Io anche la cipolla, come tutte le verdure, vedi, è sempre croccante, cioè
se c'è una cosa mi piace vederla e sentirla, no? Vedo. Mi sono messo la cipolla, no, ma poi si scioglie e non te ne accorgerai neanche. Perché? Scusa, no, non la metto. È giusto. Ci facciamo così. Mettiamo già un po' di crema. Senti che profumo questa qui. Sì, un cucchiaio. Cucchiaino? Un cucchiaino, sì. Senti questo profumo. Chiaramente olio, questo è un olio due volte più buono, perché c'è anche l'arancio, infatti vedi, lo aggiungo così. Chiaramente quello che non devo fare è far cucinare questa crema di olive, no? Perché altrimenti diventerebbe amara, per cui io adesso qui spengo. Sono olive verdi, olive nere? Queste sono olive verdi e hanno questo aroma di all'arancia. Poi c'è anche, sempre della De Carlo, la crema di olive nere. Qui non l'ho usata perché, al di là del fatto che volevo questo profumo di arancia, perché altrimenti avrei macchiato troppo, no? La ricotta sarebbe diventata, sai, grigia. Già così diventerà un po' verdina, però va bene, però nera no. Ci sfoglio del timo. Qua. Mancherà perfetto. Molto per la pasta? Ma io penso un minuto e mezzo. Io posso già mettere la ricotta, perché tanto devo accendere solo quando metto calo la pasta. Mi passa un cucchiaio, per favore? Sì. Vedi, addirittura siamo in attesa, neanche in preparazione, quindi diciamo che veramente il tempo solo di cottura della pasta. Ecco, metto questa qui, poi mi regolo chiaramente in base alla quantità della pasta. Non c'è una vera e propria quantità della ricotta, perché magari se ne metto di più diventa quasi una pasta da cucchiaio, se ne metto un po' di meno posso usare la forchetta, quindi in realtà è quanto mi piace, insomma. E niente. Mettiamo un po' di acqua di cottura, ma veramente sto facendo le operazioni per anticipare e aspettare la cottura di questa pasta, che è veramente simpatica. Questa è una pasta sicuramente anche adatta molto ai ragazzi. Ai bambini? Sì, è perché vero. Abbiamo degli ingredienti assolutamente perfetti per i ragazzi. Certo, forse i carciofi non sono molto amati, come tutte le verdure, purtroppo. Per la presenza delle ruote, esatto, sì. Delle ruote pazze. Io spesso faccio le ruote con la ricotta, mio figlio, senza i carciofi, senza la crema di olive. Un altro però sistema è farlo modo per con la ricotta fresca, basilico sfogliato a mano e i pomodorini, o i nostri pomodorini al forno gratinati, oppure i pomodorini che ti farò assaggiare a breve, in una prossima puntata, che sono i pomodorini De Carlo. Che sono dei pomodorini non essiccati né freschi, sono dry, quindi sono leggermente essiccati, ma sono molto morbidi. Per intenderci, un pomodorino confit, quindi un pomodorino che è stato un po' appassito in forno a bassa temperatura, ma che però è ancora dentro, molto, sì, molto morbido. Allora, assaggiamo, che dici? Posso assaggiare? Puoi assaggiare, quale? Secondo me ci siamo. Ma io voglio assaggiare va il bene. Condimento. Ah, pasta. No, non la pasta. Perfetto. Sì, sì, la cottura ci siamo, perfetta, quindi io spengo, vado a scolare, anche qui non mi preoccupo tanto di scolare perché un po' di acqua di cottura mi serve. Sì. Guarda che bei colori. Bellissimo. Molto autunnale. Veramente, vero? Veramente allegra. Poi chiaramente quando si usano dei condimenti così semplici, l'utilizzo di una pasta, gli diamo una leggerissima, chiaramente non dobbiamo padellare, quando si usa un condimento così, voglio dire, semplice, è chiaro che una pasta più colorata è più adatta, perché chiaro, aggiunge comunque colore. Che questo piatto non ha. Ti prendo il piatto? Sì. Guarda che piatto ho scelto, bellissimo, ulteriore fondo giallo, stupendo, ecco qua, possiamo andare,
Quindi tranquillamente con la stessa preparazione, invece dei carciofi, questi pomodorini dry dell'azienda De Carlo che ti farò assaggiare e conoscere presto. Ecco qua. Un ulteriore filo d'olio. E così come decorazione un rametto di timo appoggiato. Bellissimo. Va bene? Su questo piatto cosa mi io fai ti assaggiare? Vorrei far assaggiare uno Chardonnay di masseria Coppi che come ti ho detto più volte in queste puntate rispetto al Fiano ha questa nota di acidità in più mi sembrava adatta per dare un po' di sprint a questo piatto che alla fine è abbastanza semplice. Cin, complimenti ancora alla prossima una volta. Ricetta super veloce che faremo prestissimo, tra qualche minuto. Grazie mille. Nella puntata di oggi abbiamo preparato ruote pazze bio con carciofi, ricotta e crema di olive. Per 4 persone occorrono 320 g di ruote pazze bio masseria Coppi, 150 g di carciofi De Carlo, una cipolla bianca, 150 g di ricotta fresca, 30 g di crema di olive verdi De Carlo, olio extravergine d'oliva De Carlo quanto basta, sale e pepe quanto basta. Pasquale, allora il primo che mi hai preparato prima era bellissimo, buono e soprattutto molto veloce, però mi avevi promesso un altro piatto da fare eccolo in 10 minuti. Fusilli con zucchine, i pomodorini dry di De Carlo di cui ti avevo parlato, vedi come sono belli, profumati al limone, basilico, prezzemolo e un po' di mandorle. Va bene, partiamo sempre con la pasta perché alla fine la salsa di accompagnamento è giusto il tempo di cottura. Questi sono i fusilli bio della masseria Coppi. Allora andiamo, uno spicchio, anzi due d'aglio interi così poi li possiamo eliminare. Accendiamo. Io ti lascio la postazione. Grazie. E olio. Ti seguo la pasta. Olio un po' di più del solito perché sarà diciamo la parte d'accompagnamento insieme alle zucchine. Allora le zucchine le tagliamo prima in senso di lunghezza, poi vedi facciamo in questa maniera e quindi creiamo un quarto di tondino, insomma, abbastanza sottile. Facciamo in questa maniera, ancora qui, e li mettiamo nel wok. Io adoro saltare la pasta con il wok perché è alta, riusciamo a girarla meglio. Poi magari qualche volta però ti farò vedere anche una padella classica, così ti insegnerò un po' a spadellare. Bravo, sì, è una cosa che non so fare, puntualmente metà del piatto va a finire sulla cucina. Allora, facciamo così, ne mettiamo ancora un'altra. Ecco qua, ti dispiace? Sì. Vai. Fare queste. Queste sono zucchine piccole, come vedi utilizzo tutto, se fossero un po' più grandi avrei eliminato la parte centrale, ce ne accorgiamo subito perché vediamo molto presenti, vedi qua non si vedono i semi, quindi è molto spugnosa, abbassiamo un po'. Quindi tieni la parte esterna della zucchina. Esattamente, quando sono grandi, queste non, diciamo, non c'è bisogno. Ecco qua. Quindi le zucchine all'interno, sto sempre attento che non brucino e mi posso nel frattempo tritare un po' di prezzemolo che aggiungeremo alla fine. Così. Raccontami Pasquale piuttosto un po' di questi pomodorini. I pomodorini sono tra i prodotti più apprezzati, più conosciuti, sicuramente più venduti dell'azienda De Carlo perché sono veramente un loro must, sono favolosi, sono buonissimi così con del pane casereccio caldo. Oppure con la crema di olive di sotto, oppure con della mozzarella, crema di olive, con una specie di bruschetta di mozzarella, no?
Oppure possiamo fare ancora di più: pane, mozzarella, crema di olive, pomodorini leggermente infornati in modo tale che si scioglie un po' la mozzarella e si apprezza in tanti modi. Io, come vedi, li uso anche nella preparazione dei primi piatti. E sono, vedrai, hanno un sapore, ma è la texture. Ma io ti invito forse ad assaggiare. Assaggio, sì. Io faccio la golosa, ne prendo due, faccio quella profitto. Certo. Vero? Vedi, sente l'origano, croccanti, buonissimi. Io qui aggiungo un po' di acqua di cottura, come faccio sempre. Buoni. Per abbassare. Ma anche il colore, Pasquale, è... Quello è dovuto al fatto che non sono, visto, non sono secchi, sono sì. un po' sembrano quasi cotti a forno. Appassiti sì, al forno. Però non lo sono al forno, ed è quello che ti avevo detto del tipo il confit. La sensazione è quella. Qui faccio mandare qualche altro minuto. Poi queste zucchine, circa due terzi li frulleremo, quindi faremo una crema di base e le altre le lasciamo all'interno. Possiamo eliminare l'aglio adesso. Aggiungiamo ancora un po' di acqua, che adesso hanno preso calore. La nostra piastra vuole lavorare di continuo. Come mi allontano, dice, che fai? Piatto anche questo veloce. Credo che siamo passati 5 minuti da quando abbiamo iniziato. Praticamente non devo fare nient'altro. Cosa aggiungiamo poi dopo, Pasquale? E dopo aggiungiamo le mandorle, i pomodorini. Allora, io faccio in questa maniera, spengo, ne tolgo un po'. Quindi non devono cucinare tanto. Eh no, sempre devono le verdure croccanti, padelle molto calde, ma vedi, ne tolgo appunto due terzi, quindi quasi tutte. Io alzerei forse un po' la temperatura dell'acqua. Va bene, va bene. Perfetto. Allora, qui cosa faccio? Aggiungo un filo d'olio. Un po' di acqua, scusami, di cottura. Non tanta, che sennò così. E frulliamo. Quindi con un mix di immersione facciamo questa cremina. Ecco qua. Dammi pure? Sì. In maniera, vedi, non mi sono preoccupato più di tanto, perché comunque, anche se dovesse essere rimasto qualche pezzettino, non è un problema, perché avendoli comunque lasciate un po' nel wok. Vedi che bel colore? Bellissimo. Prendiamo i pomodorini, possiamo sia metterli così, diciamo interi, cosa che io preferisco, oppure possiamo dargli anche tagliarli. Un taglio irregolare. Accendiamo ancora un attimo, in modo tale che i pomodorini e le zucchine si vadano un po' a legare. Guarda che bei colori. Stupendo. Direi ecco un piatto davvero italiano. Il rosso, il verde della zucchina e il bianco della pasta. Esattamente. Ecco qua. Guarda, veramente bei colori. Il limone, alla fine, grattugiato, quando vado a mettere la pasta, mi esalterà di più questo sapore dei pomodori, perché i pomodori e gli agrumi vanno sempre bene insieme. Se provi a fare un'insalata di pomodori con delle arance a vivo, oppure a condire i pomodori, basilico con la e rucola, per esempio, con il limone invece che con l'aceto, si apprezzano molto. Allora, dobbiamo aspettare giusto un minuto, possiamo aggiungere un po' di granella di mandorle. Io provo ad assaggiare la pasta, vediamo a che punto siamo. Sì, secondo me qualche secondo e dovremmo esserci. Per me è pronta. Per te è pronta, perfetto. Allora andiamo, riaccendo. Passami la schiumarola. Ecco qua. Grazie. Anche qui un po' di acqua
non ci sta male. Sì. Come vedi, io non metto sale perché utilizzando questo sistema di non scolare tanto l'acqua e la pasta, comunque mi prendo un po' del sale. Dell'acqua. Invece aggiungo sicuramente del pepe. Che pepe questa volta? Pepe nero classico. Ecco qua. Aggiungiamo il prezzemolo. Aggiungiamo del basilico spezzettato così con le mani. È vero che il basilico non bisogna... Sì, tende subito ad ossidare. A tagliarlo quando è bagnato. Con i coltelli. No, sì. Ah, ok. Di solito tutte le verdure. Infatti esistono dei coltelli in nylon, in materiali diciamo sintetici plastici, proprio per questo motivo. Anche qui un piatto super colorato. Siamo vicini a quel piatto, sì. È già pronto? Sì, sì, dobbiamo solo mettere infine un po' di pecorino per dare un po' di sprint. Ecco qua. E la grattugiata di limone che ti avevo detto proprio alla fine, così. Ecco qua. Giriamo, andiamo a impiattare. Questo è un piatto molto molto profumato. Mi sento il profumo del limone. Ecco qua. Finisco, voglio mettere due pomodorini qui. Perfetto, filo d'olio finale. E ancora un po' di pepe. Ecco qua, i fusilli con crema di zucchine, pomodorini dry De Carlo, basilico profumato al limone. Bellissimo, assaggiamo, che dici Pasquale? Certo. Uno per te. Io assaggio il pomodorino. Anch'io. La presenza delle mandorle dà una nota ancora più mediterranea, inconfondibilmente. Ottimo. Senti l'origano anche che è nei pomodorini. Perfetto, alla prossima. Grazie, anche questa Pasquale. Ricetta in 10 minuti. Grazie mille, alla prossima. Oggi abbiamo preparato fusilli con zucchine, mandorle e capperi. Per 4 persone occorrono 250 g di fusilli caserecci bio masseria Coppi, 300 g di zucchine, 60 g di mandorle, una cipolla bianca, 50 g di pomodorini semi dry De Carlo, un limone, 50 g di pecorino, prezzemolo capperi quanto basta, olio extravergine d'oliva De Carlo quanto basta. Questo programma è stato offerto da De Carlo, maestri oleari dal 1600, Masseria Coppi, gusta l'Italia, Acquerello il riso.